Cari amici, bentrovati e grazie di essere con noi alla rubrica religiosa Il respiro dell'anima. Anche questa settimana con voi vi avevo promesso che avremmo in questa rubrica affrontato la seconda parte del viaggio che ho fatto con i seminaristi, con Don Luigi, con il vicario generale e con alcuni giovani a Canazei nel Trentino, un'esperienza bellissima nel fascino della natura, ponendo una domanda a questi giovani: cosa ci farai con la tua vita? Ti senti chiamato ad essere sacerdote? Interrogati, mettiti in cammino e rispondi. Sono delle immagini belle, ascolteremo la voce di questi giovani. Come sempre la nostra rubrica termina con la buona novella. Vi invito a seguirci e come sempre vi auguro una buona visione. Il paesaggio sulle Alpi è incantevole e le rocce bucate si aprono come un occhio, mentre in alto svelta la croce in ferro. Riprendiamo la via del ritorno da Forchetta Pordoi, ammirando i colori vivi dei fiori, mentre in lontananza c'è chi si diverte con il modellino di aeroplano che traccia danze nel cielo a sfidare nuvole e vette. Le marmotte vigilano le loro tane, mentre i cuccioli si divertono a rincorrersi. Salve a tutti, sono Daniele Formisani, della parrocchia San Lorenzo di Popoli. Ho 23 anni e frequento il quarto anno nel seminario regionale di Chieti, abruzzese molisano. Quest'anno ho vissuto un anno intenso, visto che per me c'è stata la tappa della missione agli ordini sacri. È stato per me un momento fondamentale, diciamo, della mia vita, molto importante, perché fare questo passo, diciamo, ha confermato quello che è stato l'avviarsi del mio cammino verso il sacerdozio. E sicuramente è stato un anno molto intenso sia a livello spirituale, pastorale, intellettuale e umano, che ha fortificato, diciamo, questo mio cammino vocazionale. È un anno naturalmente che va portato avanti con tutti i suoi frutti che ha portato nella mia vita e che a settembre, diciamo, inizierò appunto questo nuovo anno non fermandomi, ma mettendomi sempre alla ricerca del Signore, che non si stanca mai di parlare al mio cuore, come lo fa tutti i giorni attraverso la preghiera, ma anche attraverso la bellezza del creato che ho potuto contemplare anche appunto in questi giorni, in questa esperienza che ho vissuto con il Vescovo, con il Vicario, con Don Luigi, responsabile delle vocazioni, e con gli altri miei compagni di seminario. Diciamo che il Signore si manifesta anche nelle piccole cose, ma vedere, contemplare quella che è la bellezza del creato, i cieli azzurri, i prati verdi, lo scorrere delle acque, il rumore degli animali, degli uccelli, devo dire che sono tutti doni che noi molte volte non ci rendiamo conto di avere, ma che sono stati messi tutti a disposizione dalla bontà di Dio. E la mia esperienza personale è stata quella di poter appunto godere di questa bellezza che il Signore ci ha donato, ma anche di poterla condividere con chi ha vissuto con me questo cammino, ma anche delle tante persone che abbiamo incontrato lungo la montagna. È stato bello vedere come molte persone, diciamo, anche di altri paesi diversi che non ci siamo mai visti, ci salutavano, ci davano spazio, ci davano una mano per salire, perché non si riusciva a salire una roccia, era più difficile, specialmente per me che non ho mai messo piede, diciamo, sulla montagna. E quindi devo dire che è stata un'esperienza molto forte, sia perché appunto per aver contemplato la bellezza del creato, ma anche per aver condiviso mille sguardi, mille gesti con tante altre persone e poi anche con i miei compagni.
Inizia un nuovo giorno e si parte con entusiasmo. Ci aspettano le alte cime che fanno la guardia notte e giorno alla vallata. La seggiovia, portandoci in alto, ci fa gustare la bellezza del verde, delle case dei pastori e delle rocce. Si respira una grande pace. Di fronte a questo scenario preghiamo il Salmo 18. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio e la notte alla notte ne trasmette notizia. Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola. La pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale, esulta come prode che percorre la via. Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore. È il Salmo 18. Il Signore è il sole di giustizia. Passo dopo passo sul crinale della montagna si sale sempre più in alto, sospesi tra cielo e terra. Il cammino è duro e le forze vengono meno, ma il gruppo sa aspettare con pazienza e si ricompatta per godere lo scenario meraviglioso. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra, sopra i cieli si innalza la tua magnificenza. Con la bocca dei bimbi e dei lattanti affermi la potenza contro i tuoi avversari per ridurre al silenzio nemici e ribelli. Se guardo il cielo, opera delle tue dita, la luna e le stelle che tu hai fissate, che cosa è l'uomo? Perché te ne ricordi, il figlio dell'uomo, perché te ne curi. Eppure l'hai fatto poco meno degli angeli, di gloria e di onore lo hai coronato. Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, tutto hai posto sotto i suoi piedi, tutti i gregi e gli armenti, tutte le bestie della campagna, gli uccelli del cielo e i pesci del mare che percorrono le vie del mare. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. Abbiamo pregato il Salmo 8, la potenza del nome di Dio, a cui va dato lode, onore, gloria e benedizione. O Signore nostro Dio, quanto è grande il tuo nome su tutta la terra. La cabinovia ci porta nel verde della montagna, dove veniamo sorpresi da una band che suona all'aperto. Gustiamo così lo spettacolo musicale. Scendiamo giù a valle, a Pozza di Fassa. Ci incamminiamo verso la chiesa per sostare in preghiera.
veniamo colpiti dalle case che presentano pitture sulle pareti con immagini sacre. Il cammino continua per visitare altre chiese. L'architettura slanciata verso il cielo è elevazione dell'anima, mentre i colori dei dipinti portano dentro il segno di una presenza divina. Sono Giacomo e ho 21 anni. E ho appena finito il terzo anno di seminario presso il seminario di Chieti, il seminario regionale. E è stato un anno molto intenso che comunque mi ha fatto fare nuove esperienze e hanno diciamo così, provato e fortificato quella che è la mia vocazione e quella che è la mia risposta alla chiamata del Signore. Esperienza intensa e bella è stata anche questa qui sopra le montagne del Trentino, sulle Dolomiti, esperienza che comunque mi ha portato a una maggior coesione, una maggior fraternità con i miei amici e compagni di seminario, ma soprattutto con il vescovo, il vicario, il Don Luigi, il responsabile delle vocazioni. Bello è stato l'ammirare le bellezze di questi posti, bellezze che comunque il Signore ci ha donato in maniera gratuita. Bello e intenso è stato anche il poter ammirare e fermarci, cosa che comunque non capita molto spesso, il riflettere le bellezze del creato, le montagne, gli alberi, i vari fiori e le varie specie. Il Canyon Serrai di Sottoguta è un'altra tappa del vivere insieme. Ammiriamo i giochi dell'acqua che si rincorre a cascata. Camminando lungo il canyon, giungiamo alla grotta della Madonna di Lourdes e sostiamo in preghiera. Sono Francesco, ho 21 anni e attualmente frequento il secondo anno di università, ma mi trovo qui in Trentino con il nostro vescovo, con il vicario, con Don Luigi e i ragazzi del seminario di Chieti per vivere un'esperienza di condivisione, di svago, ma soprattutto di discernimento. È stata un'esperienza davvero bella ed unica.
E nel cuore porto, ecco, l'immagine della montagna come metafora della vita. I percorsi che abbiamo fatto in questi giorni sono stati lunghi e faticosi, eppure ecco, pregando, meditando i salmi, man mano che si saliva, così come diciamo, il nostro sguardo si apriva all'orizzonte, anche il nostro cuore si apriva sempre di più alla meraviglia, allo stupore, ma soprattutto alla lode e al ringraziamento. Sono stati giorni quindi molto intensi che mi hanno dato la possibilità di riflettere e ho capito ecco, che così come nella montagna c'è bisogno comunque di qualcuno che ti dia una mano a salire o a rialzarti quando sei caduto, anche nella vita ecco, è necessario, è importante riscoprire la bellezza e l'importanza appunto della condivisione e dello stare insieme. E ecco, ho imparato anche a vivere le esperienze di vita con maggiore fiducia, proprio perché ecco, ricordo questa immagine del ghiacciaio della marmolada che piano piano si scioglieva al sole. Ed ecco il Signore chiede anche a noi soltanto di fidarci, se ci affidiamo a Lui, se ci abbandoniamo a Lui, ecco Lui è il sole che scioglie la durezza dei nostri cuori. E non ho potuto fare a meno di pensare in questi giorni anche a dei santi molto vicini a noi, come San Francesco o San Pietro Celestino, che proprio nella natura, nella meditazione, nella preghiera, sono riusciti ad avvicinarsi a Dio. E questo è un messaggio molto importante, ecco, da loro ho imparato a recuperare lo stupore per le piccole cose e per tutti i doni che Dio fa nella nostra vita. Dopo la colazione, altra tappa è il lago Carezza ai piedi dell'Artemar, catena delle Dolomiti. Il lago che specchia il cielo e tutto ciò che lo circonda è un invito a guardarci dentro, a ritrovare l'innocenza del cuore, come la preghiera ci invita a chiedere. Donami, Signore, un cuore puro, capace di guardare il mondo attraverso il tuo sguardo di padre e di misericordia. Ci rechiamo a Bressanone, dove ci accoglie Don Luigi Carfagnini, sacerdote originario di Scanno e incardinato a Bressanone. Visitiamo il bellissimo chiostro con pitture pregevoli. La cappella di San Giovanni Battista, o Battistero, attira la nostra attenzione con gli affreschi che risalgono al 1200. L'interno della cattedrale, ampio e decorato, mette in evidenza i bellissimi dipinti. Preghiamo l'Angelus insieme a tanti fedeli presenti. Lo stemma della città, l'agnello crucifero, è fatto con composizioni floreali, mentre quello dorato è collocato su una colonna. A Bressanone, dopo aver visitato la bellissima cattedrale, ci rechiamo a visitare il museo. Un capolavoro di arte, di bellezza. È proprio vero che se la fede ispira l'arte, l'arte esprime la fede. E in tutte queste sale si può ammirare la bellezza dell'arte religiosa, come per i semplici, come per le persone non colte che non sapevano leggere e scrivere, la pittura, la scultura diventava espressione dell'infinito. Ecco la bellezza di Dio
nelle opere. L'artista chi è? È colui che si mette sulla soglia e porta la nostra persona sul confine perché si possa immergere attraverso la pittura, che è soltanto un aspetto estetico, in ciò che poi è l'infinito. E questo vale anche per la scultura e per ogni opera d'arte. In Trentino si incontrano le piantagioni di alberi di melo, anche nei cortili, con le buone mele del Trentino. Non poteva mancare nel nostro itinerario una visita alla biblioteca del seminario fondata dal beato Artmanno. Continuando il nostro cammino, ci rechiamo all'abbazia di Novacella per ammirare capolavori di arte. Una premessa doverosa che devo fare è che, come avete sottolineato, è una pastorale difficile ma altrettanto entusiasmante, perché poter aiutare dei giovani a scoprire ciò che il Signore gli mette nel cuore è comunque una sfida che fa mettere in gioco anche se stessi. Per cui, ecco, io ringrazio Dio per questo servizio che mi chiama a rendere alla Chiesa diocesana. Questi giorni sono stati giorni di grazia, giorni in cui si è respirata l'allegria, la fraternità, la bellezza che nasce dallo stare insieme. Come ho avuto modo di dire ai seminaristi nelle serate di condivisione, ma che continuo a ripetere a loro e anche agli altri giovani, è importante più che mai oggi scoprirsi fratelli che condividono un cammino, innanzitutto un cammino di fede, un cammino di vita e poi, se Dio vorrà, anche un cammino ministeriale. È sempre bello poter guardare Dio, scoprirlo presente nella natura. In una natura così particolare come sono le Dolomiti, è stato bello poter salire ad alta quota, respirare un'aria diversa dalla vita ordinaria, anche se una salita fatta di difficoltà. Io per primo non sono abituato a camminare in montagna, no? Però è una sfida che ti porta a metterti in gioco e quando arrivi alla meta sai che riesci a capire che se vuoi una cosa la puoi fare e che non sei da solo a farla. Hai dei fratelli che condividono un cammino, anche una salita, che sono necessarie delle fermate, ma quando si arriva alla meta ancora di più si scopre la bellezza di questo dono che è il creato, ma che ci rimanda alla bellezza di Dio. Per cui al termine di questi giorni io veramente ringrazio il Signore per questa esperienza che mi ha fatto fare, della bellezza dello stare a contatto con la natura, della bellezza del creato, soprattutto della bellezza della fraternità. E ripeto, è più che mai indispensabile scoprirsi fratelli e, come dice il Salmo, ecco quanto è buono e quanto soave che i fratelli vivano insieme. Ultima tappa del nostro cammino è Ortisei nella Val Gardena. Ammiriamo le strade, la chiesa e le sculture in legno nella loro monumentalità.
siamo ad Ortisei, è la pioggia che ci fa da accoglienza in questa città dove ci sono degli artisti straordinari che sanno tirare fuori dal legno opere d'arte incredibili. La loro mano crea bellezza e il legno diventa una materia così bella, così nobile da rendere alla fede un grande servizio attraverso queste opere d'arte meravigliose. I giorni a Canazei nel Trentino sono volati velocemente nello splendore della natura, nel ritmo della vita comune di fraternità. In tutti risuona ancora la domanda: cosa farò con la mia vita? Ancora una volta si sente l'invito di Gesù, dolce e rassicurante: lascia tutto e seguimi, e avrai un tesoro nel cielo. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo, mentre la folla gli faceva ressa attorno per ascoltare la parola di Dio, Gesù, stando presso il lago di Genezaret, vide due barche accostate alla sponda. I pescatori erano scesi e lavavano le reti. Salì in una barca che era di Simone e lo pregò di scostarsi un poco da terra. Sedette e insegnava alle folle dalla barca. Quando ebbe finito di parlare, disse a Simone: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». Simone rispose: «Maestro, abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, ma sulla tua parola getterò le reti». Fecero così e presero una quantità enorme di pesci e le loro reti quasi si rompevano. Allora fecero cenno ai compagni dell'altra barca che venissero ad aiutarli. Essi vennero e riempirono tutte e due le barche fino a farle quasi affondare. Al vedere questo, Simon Pietro si gettò alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Lo stupore, infatti, aveva invaso lui e tutti quelli che erano con lui per la pesca che avevano fatto, così pure Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, che erano soci di Simone. Gesù disse a Simone: «Non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini». E tirate le barche a terra, lasciarono tutto e lo seguirono. C'è tanta gente intorno al lago. Gesù chiede in prestito una barca per poter parlare alla folla. Appena termina di predicare, si rivolge a Simon Pietro dicendo: «Prendi il largo e gettate le vostre reti per la pesca». È una richiesta strana, perché Simone e i suoi compagni hanno faticato tutta la notte senza pescare nulla e per di più sanno bene che in pieno giorno non si pesca. Eppure Simone mette da parte le sue certezze e risponde senza indugio: «Sulla tua parola getterò le reti». È un'affermazione straordinaria che esprime l'essenziale della fede cristiana: un'adesione fiduciosa e profonda a Gesù, un'obbedienza totale alla sua parola. Avendo fatto questo, prendono una grande quantità di pesci, tanto che le loro barche, le loro reti, si rompevano. Simone chiama dunque in aiuto Giacomo e Giovanni, proprietari dell'altra barca, e le due imbarcazioni quasi affondano sotto il peso dell'abbondante pesca. Al vedere ciò, Simon Pietro si getta alle ginocchia di Gesù dicendo: «Signore, allontanati da me, perché sono un peccatore». Simon Pietro avverte la distanza che c'è tra lui e Gesù. Come posso stare vicino a Dio se sono un peccatore? La reazione di Gesù è bellissima. Non dice che non è vero, non lo umilia,
pronuncia una sola parola: non temere, d'ora in poi sarai pescatore di uomini. Gesù rialza, dà fiducia, conforta la vita, la incalza: d'ora in avanti, anche restando peccatore, non temere, cercherai uomini, li prenderai vivi, li raccoglierai per la vita. Il miracolo non sono le barche riempite di pesci, il miracolo non sono neppure le barche abbandonate alla parola del Maestro. Il miracolo grande è che Gesù, nonostante Simon Pietro sia peccatore, gli affida il Vangelo. Possiamo immaginare che cosa succede dentro l'animo di Pietro, di Simon Pietro, e come d'improvviso si elevi una preghiera. Credo in te, Signore, perché tu credi in me. Ti do fiducia perché tu mi dai fiducia. Ti seguirò perché sulla mia barca sei salito tu. Il Vangelo ascoltato termina con queste parole: lasciarono tutto e lo seguirono. Restano sulla riva le due reti, le due barche vuote, una vita. Seguono Gesù, peccatori che sanno di essere e di esserlo, ma in cammino, chiamati ad essere pescatori di uomini, a seguire colui che è il datore della vita. A tutti auguro una serena, una buona settimana, nella pace e nella gioia del Signore.